perché a Lentini si muore di leucemia più che in altre parti d'Italia? E come mai nell'ultimo ventennio i casi sono aumentati in modo sconsiderato? Queste domande non hanno ancora ricevuto risposta, nonostante le numerose e dettagliate denunce presentate alla magistratura. Tutto sembra essere iniziato il 12 luglio 1984, quando un aereo militare americano C-141B precipita nella contrada Viviere alle porte di Lentini. Cosa trasportava l'aereo è ad oggi ignoto a tutti, ma da quel momento si scatena una pestilenza, aumenta il numero di malati di leucemie e tumori al cervello. Dopo ripetute indagini si leva un terribile sospetto. A scatenare il 12 luglio 1984 l'elevatissimo calore e l'incendio spontaneo potrebbero essere state le barrette di uranio impoverito contenute nell'aereo. Si parla di un carico di 44 tonnellate. Il 14 settembre 2007 il caso addirittura approda anche in Parlamento. Tre senatori di Rifondazione Comunista chiedono un'indagine tecnico-scientifica per appurare la natura dell'inquinamento ambientale, il rapporto all'elevato numero di bambini morti per leucemie registrato nella provincia di Siracusa. Tra le ipotesi più accreditate, l'emissione di radioattività a seguito di alcuni incidenti di aerei delle forze armate americane di stanza nella base di Sigonella. Ma come se tutto questo non bastasse, nel 1988 scoppia anche il problema delle discariche abusive di rifiuti ospedalieri provenienti dal nord Italia. Diversi tir carichi di rifiuti ospedalieri abbandonati, maleodoranti e nocivi, provenienti dalle ASL del nord Italia, vennero rinvenuti dai carabinieri nel territorio lentinese e precisamente nelle discariche delle contrade Viviere, Serravalle, Scalpello Armicci e Nasche di Zanne. Anche in questo caso venne aperta un'inchiesta dalla magistratura, ma fino ad oggi non sono emerse importanti novità. È un viaggio nell'inferno dei morti dimenticati e dei vivi, il cui destino è segnato inesorabilmente, scrive oggi sulla stampa Guido Ruotolo. È la maledizione del triangolo del petrolchimico di Augusta, Priolo e Melilli. Qui si ricordano i nomi delle vittime dell'inquinamento nella Via Crucis, che si svolge a partire dal 28 febbraio ogni mese, sempre nello stesso giorno, nella chiesa dell'arciprete di Augusta, Don Palmiro Presutto. Ma l'interrogativo continua, perché nel lentinese si continua a morire di tumori e di leucemie?